Una cosa che hai fatto e su cui vorrei soffermarmi prima, con due domande prima di dare la parola al pubblico, è aver fatto una scuola di cinema insieme, dedicata a Gian Maria Volontà, aver contribuito insieme, dedicata a Giulio Germano, tante persone, ovviamente l'impegno della regione. Ecco, perché? Perché volevi, perché questa cosa? Perché volevi fare qualcosa? Sì, quella è stata una chiacchiera che ci siamo fatti io, Daniele Vicari e Antonio Medici, su quanto sarebbe stato bello avere una scuola gratuita. Questa era proprio la prima cosa di cinema sparsa sul territorio di Roma, perché facevo questo discorso di fronte a un edificio popolare che stava per essere dismesso da negozio Valerio. Pensa che bello fare una scuola gratuita di cinema qua. Poi è diventato realtà, è stato fatto alla Magliana. È stata una scuola, è una scuola in cui si studia il cinema come fosse un mestiere normale. Questa cosa può sembrare un paradosso, perché poi il mestiere normale non è, però levando ai ragazzi tutta il messaggio talent di oggi, no? Quello comunque di diventare qualcuno ancora prima di diventare qualcuno che dice qualcosa o che serve a qualcosa. Quindi mi sembra un approccio nei confronti di questo mestiere molto puro. Infatti chi viene fuori da quella scuola lo sta dimostrando, ci sono attori e tecnici anche molto in gamba che lavorano. È una scuola che ha uno strettissimo legame con il mondo del lavoro, quindi non è che studi per fare l'attore con papà che si taglia le vene perché ti voleva avvocato, no. A papà ti fai vedere che mentre studi per fare l'attore sul set ci vai. Quindi cominciare anche a immaginare il mestiere del cinema come un mestiere. E da lì è diventata una scuola di alta formazione triennale, insomma sta diventando bellissime cose, non grazie a me, perché io all'interno della scuola gravito come un matto, ogni tanto vado lì, demotivo i ragazzi e mi amavo. Però ci sta gente che lavora là dentro eccezionale, e il fatto che i ragazzi possano, a seconda del proprio livello di responsabilità, svegliarsi la mattina, andare in una scuola senza spendere una lira, studiare tutti i mestieri del cinema, perché poi non è che se fai l'attore non studi scenografia, costumi, sceneggiatura o VFX, insomma mi sembra è veramente un'eccellenza, sta diventando, sono molto contento. Ma bravi, ci vogliono. Poi Daniele Vicari era qui fino all'altro ieri. È andato via perché sapeva che venivo, me l'aveva comunicato. Ma tanto vi incontrate la prossima settimana. Ma secondo voi la parola al pubblico quando la darà? Adesso, mi preparo perché li motivo, perché poi do la palla al microfono, dice no, tutti no, certo. Ma allora, ma prima di dare il microfono al pubblico, sì. Mi volevi fare qualche altra domanda? Sì. No, volevo chiederti. Non hai studiato per fare l'attore? No. E ti è mancato? C'è qualcuno che consigli un maestro in qualche maniera? Beh, mi è mancato sì, perché poi bisogna studiare anche per poi rifiutarlo, quello che hai studiato, no? E fare di testa tua, però bisognerebbe. Io sono uno dei, insomma, come ho detto prima, di quelli presi per strada, come diceva la Ferilli, nella foresta ti hanno preso e nella foresta ritornerai. Questo era un suo augurio durante Lucantino. No, però che voglio dire, ha delle peculiarità quello di affrontare questo mestiere in maniera completamente spontanea, talentuosa, ma non basta mai. Quindi anche io che ci ho lavorato con tanta gente, io ho avuto la fortuna di imparare lavorando tanto, quindi i miei maestri sono state le persone con cui ho lavorato, anche attori con cui ho lavorato, da cui rubi, fai, discuti sulle cose. Io poi ho lavorato con tanti non attori e da attore ormai capivo pure la forza del non attore, no? La potenza, penso a Fiore di Giovannesi, cioè la forza di Daphne era molto complicata da trovare in un'attrice. Non vuol dire che non bisognava provarci, però poi Claudio è uno che lavora con queste esplosioni di
folgorazioni proprio artistiche che hanno tutti delle persone più che degli attori. E Daphne però ha fatto un lavoro che, boh, insomma, di una potenza unica quasi. Adesso è diventata attrice, sta diventando attrice, quindi sarà anche curioso di vedere che è questo.